casino. È il momento di parlare di sport, un caro saluto, buon pomeriggio a tutti voi amici che ci seguite in diretta radio ma anche con lo streaming come sempre su Ciao Como. Buon pomeriggio, oggi è il momento del basket maschile, facciamo un po' il punto della situazione con la Vita Snella Cantù che proprio quest'oggi, tra poco, anzi tra pochi minuti, sarà in presa diretta a Expo a Milano. Proprio per presenziare a questo importante evento, ovviamente foto, autografi e una presenza sicuramente importante dei giocatori di Cantù. Ma poi facciamo un po' il punto della situazione, anche perché Cantù è reduce dal bel successo alla quadrangolare di Jesolo. Settimana importante perché venerdì c'è poi anche una presentazione ufficiale davvero in grande stile. Un saluto lo facciamo allora all'addetto stampa della Pallacanestro Cantù, a Luca Rossini, che se non sbaglio, correggimi se sbaglio, è proprio sul pullman assieme alla squadra diretti ad Expo. Buon pomeriggio, ciao Luca. Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori di Ciao Como Radio, e hai perfettamente ragione, sono sì, sul pullman con la squadra che sta andando ad Expo. State andando ad Expo. Allora, parliamo subito di questa cosa, Luca, prima di tutto. Sì. La vostra presenza, andate a Piazza Beretta, giusto, questa sera? Sarete lì a partire dopo le 20, giusto? Sì, facciamo un po' di visite, perché per prima cosa andiamo al campo che la Federazione Italiana Pallacanestro con il Comitato Lombardo ha, diciamo, costruito all'interno di Expo, e lì faremo alcuni tiri con i visitatori, dei giochini, cose molto semplici, ma per coinvolgere e dare un po' il segno della nostra presenza. Dopodiché, dopo un rapido passaggio a Casa Corriere, dove visiteremo appunto lo stand del Corriere della Sera, andiamo in Piazza Beretta, che è il nostro official sponsor della società, nonché tifoso molto affezionato, per cui molto volentieri andiamo a visitare il suo stand a Expo. Perfetto, quindi allora questa sera lo ricordiamo, Pallacanestro Cantù protagonista, grande protagonista allora ad Expo, con questa visita dunque programmata con i giocatori, i grandi protagonisti appunto assieme ai tifosi. Dicevo Luca, siete reduce da una bella vittoria, molto molto bella, che vi fa capire insomma che nonostante il rinnovamento la squadra è decisamente competitiva, no? Perlomeno avete dimostrato di essere altamente competitivi. Soddisfazione? Ma sì, quello sicuramente, al di là del fatto che appunto il risultato per campionato è sempre importante fino a un certo punto, ma fa piacere dare buone dimostrazioni, e questo è un gruppo che subito si è distinto per impegno, dedizione al lavoro e grande, veramente in allenamento senza risparmiarsi, è già in grandissima crescita, lo ha dimostrato sin dalle prime uscite come appunto il torneo di Jesolo, per cui sono tutti segnali positivi. In attesa che inizi la stagione, che sicuramente sarà una stagione con anche dei momenti complicati, lo sappiamo, ma che con questo gruppo ci fa davvero ben sperare. Ecco, perfetto, quindi mi pare di capire che il lavoro fatto, anche se è ancora in divenire, perché ovviamente la preparazione è nel vivo, ovviamente Luca, però sta portando degli ottimi risultati. Squadra che tra l'altro non è ancora al completo perché manca il canadese Eslip, che se non sbaglio però arriverà in questi giorni, forse giovedì. Giovedì, ecco, perfetto. Sì, dovrebbe arrivare appunto giovedì. Reduce da un'ottima esperienza col suo Canada e FIBA America, dove è arrivato, ha conquistato la medaglia di bronzo, è un giocatore importante per noi perché sarà la guardia titolare della nostra formazione, quindi è chiaro che con il suo arrivo il lavoro in palestra crescerà ancora come qualità. Comunque pare di capire che anche senza Eslip finora Cantù comunque ha mostrato già cose buone, no? Grosse certo. Potenzialità, ecco, non ti faccio parlare dell'individualità che forse è un po' presto, non so che cosa ci vuoi dire, quali sono poi le note positive che tutto sommato arrivano soprattutto appunto dalle ultime due gare, quelle contro i cinesi e quella contro Venezia a Jesolo. Luca? No, guarda, hai ragione tu assolutamente, nel senso le note positive sono arrivate, adesso c'è ancora un percorso lungo, questa settimana giochiamo tanto, sia mercoledì sia nel weekend con la Coppa Fox Town proprio in casa nostra davanti ai nostri tifosi, ma speriamo che la crescita continui, anche oggi ho visto i ragazzi lavorare bene in allenamento, per cui non ne ho dubbi. Perfetto, senti, un'altra curiosità Luca, a che punto siamo con gli abbonati? Com'è partita la campagna abbonati? È partita bene, nel senso che la prima settimana siamo andati oltre quasi 700 abbonati, non ho i dati di oggi ovviamente perché siamo partiti a campagna ancora aperta, ma
dopo una settimana è stata sicuramente positiva. È chiaro anche lì, la campagna è ancora un bel po' di tempo, ma i dati sono assolutamente buoni. Perfetto, quindi dato sicuramente importante, lo ricordiamo. Allora, in corso la campagna abbonamenti della Pallacanestro a Cantù, che è partita, a quanto pare, come dice il nostro amico Luca, decisamente con il piede giusto. Senti Luca, poi se c'è qualcuno, c'è qualche ragazzo disponibile, magari possiamo fare... Guarda, io se vuoi fare due chiacchiere, io di fianco addirittura il capitano. Ah, quindi... perfetto, è straordinario. Prima di passarci a Voodoo, comunque un'ultima cosa, perché mi pare giusto, l'ho accennato prima, Luca, senti, dicevo, venerdì c'è, ecco, magari accenniamo anche qualcosa ai tifosi, una grande presentazione, e c'è anche una madrina importante che ci avete chiamato per la serata, è giusto? Un grande weekend. È un grande weekend. Allora, parlaci un po' di questo grande weekend e poi ci passi venerdì, magari il capitano. Sì, venerdì iniziamo con la presentazione, che nel bel tempo sarà in Piazza delle Stelle alle 21, altrimenti al Palazzo Farini, e come hai detto tu c'è una madrina d'eccezione che è Giuliana Moreira, che conosciamo tutti, diciamo, per aver visto in televisione, che assieme a Matteo Gandini presenterà appunto questa presentazione, la ripetizione, e quindi sarà un primo avvenimento comunque importante, la presentazione ufficiale, sappiamo che i nostri tifosi l'apprezzano molto. Dopodiché sabato e domenica c'è questo quadrangolare, per la prima volta a Cantù, tutti insieme a Cantù organizzerà un quadrangolare in una singola amichevole, quadrangolare di alto livello, perché c'è addirittura una formazione russa che fa l'Eurocup, che è l'October, ci siamo noi, Pesaro, Cremone, quindi invitiamo davvero tutti i tifosi della Pallacanestro Cantù a seguirci anche in questo appuntamento. Perfetto, sì, grande appuntamento, tra l'altro c'è anche la diretta di Sport Italia, se non sbaglio, giusto? Esatto. Perfetto. Sì, quindi... sì, però dico sempre che nulla toglie, certo, nulla è più emozionante che venire al Palazzetto. No, assolutamente sì, anzi l'invito, io credo che però i tifosi di Cantù, che Luca, sono partiti così bene, hanno risposto bene alla campagna abbonamenti, più di 700 così in un amen, io credo che vogliano vedere la squadra, no? Vogliono vedere i giocatori, quindi credo che sicuramente... È la prima occasione in casa, quindi sono convinto che verranno in tanti a vedere i giocatori. Perfetto, allora io intanto ringrazio Luca Rossini, due parole le farei volentieri anche con il capitano sul pullman per Expo, grazie Luca, sei sempre molto gentile, come sempre, a presto. Grazie a voi, e ti passo allora il capitano. Grazie, passaci il capitano, ci fa un gran piacere ovviamente parlare con Voodoo Abbas, ovviamente. Pronto? Vediamo un po'. Pronto? Eccoci qua. Ciao Voodoo, buon pomeriggio ovviamente, grazie di essere con noi. Ciao Como, siamo in diretta radio e web, dove sei venuto a trovarci paio di mesi fa, anzi direi un poche settimane fa. Innanzitutto come stai a Voodoo? Grande estate da protagonista, hai giocato spesso e parecchio, come stai? Buonasera a tutti. No, allora l'estate è stata abbastanza pesante, perché alla fine sì, perché dopo i playoff non sono riuscito a fermarmi, perché avevo l'Eurocamp, quindi dovevo allenarmi forte per andare a far bene all'Eurocamp. Poi da lì, subito dopo lì, siamo andati a far Parigi, una bellissima esperienza con la Nike Italia. Poi da lì in poi siamo andati diretti con la nazionale. Diciamo che con la nazionale sperimentale è andata abbastanza bene. Purtroppo quest'anno abbiamo giocato poco in Cina, perché hanno dovuto cancellare un torneo. Però alla fine, a parte il viaggio d'andata e di ritorno, però alla fine è stato carino giocare contro i cinesi, andai in Russia. Perfetto, sì, assolutamente. Quindi, come ci hai detto, a Voodoo è stata un'estate, come hai detto giustamente, piena, tanti impegni, tanti appunto impegni agonistici che ti hanno tenuto sicuramente impegnato. E non so se è stato questo, fatto sta che mi pare sei partito in questa stagione con il piede giusto, sei stato uno dei grandi protagonisti assieme ai tuoi compagni, ma tu in modo particolare in queste prime partite. Che giudizio dai? Stavamo parlando prima con Luca, soprattutto del quadrangolare che avete vinto a Jesolo con grande merito, ecco, una bella partenza, e vi manca anche Eslip, tra l'altro. Sì, allora, personalmente diciamo che giocare tutta l'estate sarà pesante, però poi aiuta a ritornare più pronto rispetto a uno che rimane fermo tutta l'estate, quindi per quando arrivo a quel discorso sono contento, alla fine si migliora sempre quando fai le partite. Poi per la squadra sono contento, perché stiamo cercando di formare un gruppo solido che va d'accordo sia in campo che fuori al campo. E siamo un gruppo nuovo, non sarà facile sicuramente quest'anno, perché
come voi lo sapete, anche l'anno scorso, soprattutto i primi mesi, è difficile trovare la chimica giusta, però sono sicuro che quest'anno potremo trovarla anche fin dall'inizio. Perfetto, beh, questo è molto importante, le tue parole a Voodoo sono decisamente molto importanti, anche perché tu poi sei lì all'interno e hai un po' il polso della situazione, no? Con i tuoi nuovi compagni. Chiaro che manca ancora qualcosa da perfezionare, la preparazione è ancora a metà, diciamo così, però i segnali paiono incoraggianti, no? È vero, sono d'accordo con te, sicuramente questo torneo che abbiamo vinto a Jesolo non conta niente, anche se abbiamo battuto Venezia non conta niente, però è una buona prova che abbiamo dimostrato, significa che siamo a un buon punto, no? Alla fine a Venezia hanno un roster veramente lungo, formidabile secondo me, perché sono veramente forti, forse anche più dell'anno scorso. Certo. Però sono contento, ora abbiamo il prossimo torneo in casa, sicuramente sarà importante fare bene, perché alla fine è il primo torneo davanti ai tifosi. No. È giusto, è vero, proprio così. Allora Voodoo, prima di lasciarti, ovviamente ringraziandoti della tua straordinaria cortesia come sempre, ma non avevamo dubbi, visto che quando anche sei venuto sei stato di una straordinaria simpatia, dicevo, ecco, che cosa ti senti di dire ai tuoi tifosi? Mi senti? Sì? No, purtroppo no, è caduta la linea. Peccato, vabbè, peccato, è caduta la linea con Abbas, e quindi proprio nell'ultima domanda, vabbè, chiedo al nostro regista se è possibile ripristinare il collegamento, altrimenti, vabbè, ci fermiamo qua. No, mi dice che ci sono dei problemi tecnici, vabbè, comunque niente, abbiamo sentito anche il capitano Voodoo Abbas della Pallacanestro Cantù, come dicevamo. Allora, abbiamo sentito prima, c'è ancora, ci sei ancora, sì, no, sì. Non ho capito la domanda. No, perfetto, no, scusami, c'è stato questo inghippo tecnico, ma abbiamo risolto subito. No, dicevo, Voodoo, prima di chiudere, volevo chiedere di che cosa ti senti dire ai tuoi tifosi, visto che appunto, come hai detto, venerdì c'è la bella presentazione con una bellissima madrina, e poi sabato e domenica questo torneo, che cosa ti senti dire a Cantù, ovviamente? Ma mi sento... No, bisogna dire che non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi in piazza, sicuramente venerdì, e poi anche di vederli sabato e domenica, che sicuramente sarà un bel torneo, e anche insomma, come ricordare i due tifosi che ci hanno lasciato un po' di tempo fa, quindi spero che siano numerosi i tifosi alla fine. Perfetto. È sempre piacevole giocare in casa. Ok, esatto, sarebbe ancora più bello, come diceva anche prima Luca, sperando, confidando a Voodoo nelle belle condizioni meteo, fare questa bella serata, la presentazione vostra ufficiale in Piazza delle Stelle, sarebbe proprio nel centro di Cantù, no? Beh, una cosa... Assolutamente. E poi senti, credo che sia anche una grande emozione per un ragazzo giovane come te, il capitano, insomma, è una bella emozione, dai, diciamocela tutta. Per questa presentazione con te capitano, insomma, sono delle belle sensazioni, giusto Voodoo? Sì, sono belle sensazioni, però vabbè, le belle sensazioni spero che arrivino più avanti. Esatto. Perfetto, allora grazie davvero della tua cortesia, buona visita a Expo, ci a te presto. E alla squadra, ci vediamo presto, okay. Grazie ad Voodoo Abbas, capitano della Pallacanestro Cantù, ciao, grazie ancora, un saluto. Allora, puntata di oggi dedicata a Cantù, avete sentito punto della situazione, l'abbiamo fatto con la squadra che in questo momento si sta dirigendo ad Expo, Piazza Beretta e altro, quindi questa sera, se siete da quelle parti, volete vedere la Pallacanestro Cantù, la trovate lì direttamente ad Expo, una grande serata appunto con Cantù protagonista anche all'interno di questo spazio di uno degli sponsor della formazione Brianzola. E poi avete sentito le parole del capitano, giovane capitano di Cantù al suo secondo anno con i gradi, diciamo così, di capitano, che chiamava i tifosi a raccolta, ma credo non ci siano dubbi al riguardo. Allora, venerdì in Piazza delle Stelle, se non ci saranno intoppi dal punto di vista meteo, la presentazione ufficiale della squadra, e poi il quadrangolare dedicato a questi due tifosi prematuramente scomparsi, con tra l'altro anche la diretta su Sport Italia, quindi una copertura totale dunque di questo avvenimento sia nella giornata di sabato che poi nella giornata di domenica. Per il momento con lo sport noi ci fermiamo qui e vi do l'appuntamento a domani. Vi ricordo che tra l'altro oggi
è tornato al lavoro anche il Como, ne parliamo nei prossimi giorni. Del Como, seconda sconfitta nel campionato di Serie B, situazione certamente non facile per gli uomini di Sabatini, che pagano un po' il noviziato, per così dire, in questo torneo di Serie B. Dicevo, con lo sport ci diamo l'appuntamento a domani, come sempre in diretta a partire dalle 18. Ringrazio il regista che ci ha seguito, Luca Tommasoni. Buona serata e buona continuazione con Ciao Como. Formaggio e miele.